Ciao a tutti amici di Golf Project, Alessandro Pizzi, Paolo Battistini. Ragazzi, oggi parliamo di polsi. Lo sapete quanto è importante conoscere il movimento dei polsi durante lo swing e il movimento soprattutto del polso sinistro durante lo swing? Il polso sinistro si può muovere su tre dimensioni. Allora, uno si chiama estensione, l'altro si chiama flessione, poi c'è la flessione radiale e la flessione ulnare, e poi abbiamo la supinazione e la pronazione. Tutti questi sei movimenti avvengono durante il backswing, l'impatto, il downswing, quindi ragazzi, durante il vostro swing. E quindi perché è importante conoscerli? Perché così saprete come si può arrivare a colpire la palla bene, se avrete finalmente queste mani avanti all'impatto, di colpire la palla con la migliore compressione, come dicono gli americani, un crispy iron perfetto. Ma noi abbiamo la soluzione e soprattutto il device giusto, ACMotion. Quindi ragazzi, ACMotion è molto importante perché misura, quindi nel golf moderno è importante misurare per poi capire se stiamo migliorando, se stiamo peggiorando, ma abbiamo un dato certo, quindi esatto. È uno strumento di misurazione e di facile miglioramento. Ma poi cosa ha fatto ACMotion? Beh, ACMotion non si è limitato a dare dei dati, ma ha classificato tre tipologie di giocatori, tre tipologie di swing. Benissimo. Ok, iniziamo con la tipologia di Matthew Wolff. Matthew Wolff. Ragazzi, Matthew Wolff è il Rookie of the Year di quest'anno, un ragazzo giovanissimo, super potente, con uno swing insolito. Swing insolito, però... Però molto efficace. Molto efficace. Ok, cosa chi fa? Chi è il suo coach, diciamo? Il suo coach è il grande George Gangas. Grande. Quindi uno swing particolare che però sta andando molto sul tour. Esatto. Come si mette? Dimmi, io mi metto, faccio metti un Allora, intanto ha una posizione di grip standard. Ok, grip standard, non è tanto forte. Pugna la mano adesso normale. Che cosa fa lui? Lui parte nel backswing, uscendo molto dall'esterno, e il polso sinistro è molto esteso, in estensione, in questo modo. Ok, da qua cosa fa? Dall'estensione fa una flessione, quindi il polso si appiattisce, e in avanti ruota tantissimo e distende le braccia. Questo è una tipologia di swing molto difficile da fare, bisogna essere molto atletici e anche molto abile a cambiare la posizione del polso. Sì, questo un po' anni fa lo faceva Nick Faldo, te lo ricordi? Il grande Nick Faldo con il coach David Ledbetter. Sì, sì, loro utilizzavano un sistema del genere. E nel passato andava. Nel passato, anni 90, Nick Faldo, Nick Price, sì, Greg Norman, avevano tutti il polso un po' in questo modo. Sì. Cosa che adesso vedete molto raramente nei giocatori moderni. Sì, perché serve un timing estremamente preciso per essere proprio perfetti. Dato che adesso c'è lo swing moderno, passiamo alla tipologia di swing di John Rahm. John Rahm lo conoscete tutti. Rambo, è lui. Giocatore potentissimo, potentissimo. Anche lui ha delle particolarità. Grip della mano sinistra, debole. Quindi vede una nocca. Una nocca. Più. Ok? La mano destra normale, che cosa fa? Parte nel backswing e all'apice è già col polso in flessione. Forte, in questo modo. Da qua mantiene la flessione del polso, ruota in avanti e la sua proprio capacità di ruotare il corpo attraverso la palla non gli fa usare l'azione delle mani, la palla tira dritta e nonostante lui pesa 100 kg e tira la palla a 300 metri di volo, la palla tira dritta come un ago. Assolutamente sì, bisogna avere una netta forza fisica perché per riuscire a giocare esatto, un grip a una nocca. Hai detto benissimo, questo è un grip, è un swing con questa tipologia di grip consigliato a un giocatore molto forte fisicamente. Assolutamente sì. E poi deve anche essere abile da debole a fare la flessione, sì, quindi cambiare la tipologia di avere dei bei polsi e soprattutto degli avambracci. Esatto. Lui ce li ha. Lui ce li ha. Poi passiamo sempre al swing moderno e quello che va la maggior parte di tutti sul tour, ok? Di Dustin Johnson. Dustin. Grande DJ. Allora, conoscete tutti Dustin Johnson? Lui cosa fa? Ha un grip fortissimo grip della fortissimo mano sinistra. Quindi ragazzi, magari tanti di voi avranno un grip forte. Esatto. Okay. Ok? Quindi noi consigliamo già più questa tipologia di swing. Grip forte, backswing, lui già fa andare la flessione del polso sinistro molto accentuata all'apice, ma l'accentua ancora di più nella discesa. E poi ruota tantissimo spalle e
fianchi all'impatto e ha la faccia del bastone square all'impatto. Assolutamente. Ragazzi, lui ha un polso sinistro molto forte, ha una flessione esagerata e cosa fa di volo di palla? Fade. Fade, perché lui gira tantissimo il corpo. Eh sì, perché comunque riuscendo a mantenere poi il polso in flessione, praticamente la faccia rimane molto più ferma. Ha una, si chiama face rotation, cioè quanto la faccia del bastone ruota durante pre impatto e post impatto, molto limitata rispetto a quello che si faceva una volta. Certo che si usava tanto. Si usava molto. Beh, l'azione dei polsi. Parlando a quello che abbiamo detto prima, anni 90, da qua sì, la posizione era, diciamo, molto debole. Faccio Nick Faldo. Fai Nick Faldo dei tempi. Okay. Backswing, polso molto in estensione. E da qua cosa succedeva? Doveva ritornare square, ma usava anche un po' l'azione delle mani in avanti durante lo swing. C'era molto più release, esatto, molto più release del bastone, molta, sicuramente meno azione del corpo, sì, un po' più azione delle mani, esatto. Grande timing ci voleva. Grande timing. Nick Faldo, Luke Donald, Nick Price. Avevano tutti dei timing incredibili. Incredibili. Infatti vedevi spesso giocatori sparire perché il timing spariva, sì, e certo, per mesi sparivano. Tenete presente che Nick Faldo negli anni praticava 8 ore al giorno tutti i giorni, sì, quindi era uno sport, sì, ancora, sì, più difficile. Adesso forse sta diventando uno sport più fisico, sicuramente dei device come questo ci possono aiutare sia a capire come fare lo swing, quali possono essere le tipologie di swing che possono funzionare, esatto, e nel vostro caso ci possono aiutare a capire, misurare quello che fate. Allora, poi la, sì, cosa bellissima di Ecomotion è che ha il biofeedback. Quindi ha un suono che, impostando, il maestro imposta dei dati che vogliamo sul vostro polso sinistro. Per esempio, voglio che il tuo polso parte a, con un grip normale, quindi in estensione di 10 gradi, e la faccia del backswing lo voglio che sia zero, quindi piatto. Quindi in questa posizione suonerà. Se io vado con il polso così, non lui suona, non suonerà. E quindi non va bene. Quindi mi aiuta tantissimo questo biofeedback, perché il maestro vede, io sento, riesco a memorizzare questo feeling. 5 colpi e migliorate subito. Assolutamente sì, perché riuscite. Gli strumenti moderni, non dovete aver paura degli strumenti moderni, perché gli strumenti moderni, è vero, sono molto precisi, come il Trackman, il Key Vest, Smart Move, ma misurano e vi danno soprattutto la capacità di crearvi un proprio feeling, è quello fondamentale. Cioè, noi possiamo spiegarvela, noi possiamo farvi vedere, ma se non vi create un feeling proprio, sarà difficile comunque riprodurre grandi colpi. E un altro dato che dà bellissimo è l'azione di rotazione che c'è tra P6 e P8. P6 è poco prima dell'impatto, ok? P7 l'impatto, P8 è questo. Lui ti dice i gradi di rotazione che fa il tuo polso sinistro e quindi le tue braccia. Perfetto, quindi dicevamo come in passato si faceva tanto e adesso non si fa quasi più. Quindi si può lavorare benissimo anche nel gioco corto. Esatto, esatto. Il gioco corto si lavora tantissimo, e anche nel patto. Anche nel patto. Quindi è uno strumento versatile che ci può servire a 360 gradi nell'analisi e nel miglioramento del nostro quindi, swing. Quindi, ragazzi, cercate di capire qual è il vostro swing più adatto. Ovviamente affidatevi a un maestro, ok? Sì. Venite a provare da noi a Hackmotion, perché no? Assolutamente sì, al Green Club Lainate con me, oppure al Golf Monza a Muggiò con me. Quindi, ragazzi, che per dire? Un golf perfetto!